Allora, siamo qua con Carlo, un altro abitante del parco di Treno. Di Treno, non sono iscritto a nessun partito, giusto per far capire. In aggiunta a quello che ha detto il mio amico, no? Insomma, non c'è una scena sicura al parco, no? Che è una cosa, ritengo, abbastanza importante, no? Cosa mandiamo i nostri bambini al parco senza più avere un minimo di sicurezza? E questo canale qua alla fine diventerà uno scolmatore, una fogna a cielo aperto che tutti utilizzeranno. In più c'è un altro fatto: chi è che controllerà il livello dell'acqua? No? Ci sono una ventina di sifoni, no? Ecco, se non gli fai la manutenzione anche dopo, prima o poi, e cosa succede? Con le piogge torrenziali che ci sono, no? Qui ci vuole un attimo allagare tutto, no? D'accordo che è roba pubblica e tutti se ne sbattono i maroni, però non c'è una sicurezza per la cittadinanza, no? E poi sono soldi sprecati, no? Sì. In più, e dici un po', ricordaci quanti soldi vengono spesi per quest'opera? Sono 89 milioni di euro ufficialmente. La Maltauro so che ha preso l'appalto con 23% di sconto, per cui con le varianti in corso quei soldi lì ce le fumiamo. Visto che mi hai chiesto di questo argomento, secondo me, no, noi se paghiamo le penali, che al massimo non dovrebbero superare il 10%, 89 meno 9 fa 80. I 60 milioni glieli restituiamo al comune di Limbiate, così fa il metro leggero e diventa utile alla popolazione. Chiaro. No? E così diminuiamo l'inquinamento, tutte queste belle cose qua. Magari il Pisapia non ci guadagna con la zona C, però insomma qualcosa, qualcheduno ci deve perdere, ogni tanto anche loro. Ok, ecco. Quindi poi dopo ce ne restano 20, no? Che mettiamo a posto la scuola di Treno, perché è una vergogna. Dai, raccontaci un attimo anche questa questione. Allora, della scuola di Treno. La scuola di Treno elementare esisteva dai primi del 1900, che mia suocera e mia moglie, no, sono andati a fare le scuole elementari lì, con meno di 1000 abitanti, ma a dire meno. Adesso che siamo, non so, più di 5000 o 6000 abitanti, ci hanno tolto anche la scuola elementare. Geniale. No? Sì, ma studiamo pane e volpe, no? Noi siamo. E anche le case popolari mi sembra che cadano a pezzi, c'è la questione dell'amianto. Poi in più c'è anche in ballo il San Carlo, che non si capisce bene, che vogliono demolirlo. Non lo so, non abbiamo quattrini per fare una cosa che non è utile, no? Poi questa grande opera qui, a chi la facciamo vedere? No? Quando arrivano i cinesi per l'Expo, veniamo qua e gli facciamo vedere un canale di questo genere, che questi qui hanno costruito la diga più grande al mondo, con un bacino artificiale che tiene tutta la Lombardia, ma ci pigliamo in giro, ragazzi. Comunque, 89 meno 9 delle penali, così almeno sono contenti tutti, meno 60 che hanno preso a quelli di Limbiate, ce ne restano 20, qualcosa di positivo si può fare. Con 20 milioni di euro in aggiunta, nessuno non vuole far lavorare le imprese, ma almeno se spendete i soldi, spendeteli per delle cose utili. Sì. Non per delle cazzate, punto e basta. Poi mi fermo lì. E come abbiamo detto, questi lavori non glieli faremo fare, giusto? No, glieli impediremo, come già stamattina. Non glieli faremo fare, ragazzi. Qui cos'è? È una lotta neanche tra Davide e Golia, no? Vai in comune, fanno finta di non sapere un cazzo. E qui ci sono dentro tutti, e qui non c'è regione, destra, comune, sinistra, tutti quanti. Sono una banda di irresponsabili. Mi limito a dire questo per non dire delinquenti e andare oltre. Va bene, grazie. Niente.